Buongiorno a tutti, videoconferenza stampa di Mister Marchionni, Pre Turris Foggia. La prima domanda è di Armando Borrelli di calciofoggia.it. Prego Armando. Buongiorno mister, volevo chiederle, continua a mancare il gol mentre è stata comunque ritrovata dopo quattro turni, la possibilità di avere la porta in battuta. Quanto può essere importante anche il discorso di partire da questo aspetto? E lei ci diceva, dopo la conferenza col Bari, se ben ricordo, che era mancato il palleggio e l'ultimo passaggio, per trovare il gol. Secondo lei la squadra sta facendo progressi sotto questi punti di vista? Ma intanto buongiorno, sicuramente abbiamo fatto meglio. Non prendere gol è importante per una squadra come la nostra, che, dove ci sono tanti giovani, quindi sotto quel punto di vista siamo migliorati. Anche a Bari, togliendo diciamo, il gol che hanno fatto su punizione, non è che c'erano state tantissime occasioni da gol da parte loro, quindi sotto l'aspetto difensivo. La squadra si sta ritrovando ed è una bella cosa perché poi se non prendi gol magari è molto più facile poi giocarti le partite. Stiamo un po' peccando nella fase offensiva, anche se poi la partita contro la Vibonese la squadra ha cercato di fare tantissime cose, ha calciato in porta, ha creato situazioni. Secondo me mercoledì l'unica cosa che non è arrivata è soltanto il gol, che poi alla fine è la parte più importante, però abbiamo creato quelle 6-7 occasioni importanti che mi fanno ben sperare. Domenico Carella, Foggia Sport 24. Buongiorno, buongiorno mister. Le chiedo che avversario è la Turris, soprattutto alla luce del momento che sta attraversando il Foggia? È una domanda di natura tecnica. Abbiamo visto nella seconda parte del match con la Vibonese anche passare un 3-4-1-2 ad un certo punto della gara. È ovviamente qualcosa che state provando, immagino, anche in settimana, e se è una possibilità, anche a partita iniziata, il momento di poter cercare di dare un po' di più peso in attacco, magari se può essere questa una soluzione, e in questo senso quanto può pesare un'assenza come quella dell'Agnello nei suoi piani. Grazie. Allora, per quanto riguarda il 3-4-1-2, già l'avevo messo in atto in alcune partite, però alla fine la squadra secondo me ha giocato meglio la prima parte di gara che la seconda. La seconda pensavo che potevamo riuscire ad avere un po' più peso, quindi a creare molto di più, però secondo me il primo tempo la squadra è riuscita a far girare velocemente la palla, è riuscita ad arrivare sul fondo, è riuscita a fare quei fraseggi che purtroppo nelle ultime partite non c'erano stati. Secondo tempo, diciamo, avevamo più peso davanti, ma secondo me abbiamo creato meno. Magari eravamo un po' più confusionali perché mettevamo queste palle su Simone, ma le palle lunghe io sono dell'idea che non servono a nulla. La squadra deve giocare a calcio e quando gioca crea tante situazioni che poi deve sfruttare. Quindi è una soluzione, ma la devo valutare di partita in partita, perché non è detto che se metti più attaccanti poi riesci a far gol, perché nel primo e nel secondo tempo siamo usciti a far gol. Per quanto riguarda la partita con la Turris, è molto importante iniziare con l'approccio che deve essere fondamentale, perché secondo me si sta ritrovando il Foggia. Il Foggia in questa ultima partita ha dimostrato che comunque è vivo, ci tiene, vuole ancora stupire, anche se poi è mancato, diciamo, la cosa più principale, il gol, che sono un po' preoccupato perché non viene da tantissimi minuti. Però se la squadra gioca come mercoledì, prima o poi arriverà e questo momento ce lo butteremo alle Grazie. Raffaele Fiorella, La Gazzetta del Mezzogiorno. Prego, Raffaele. Buongiorno mister, buongiorno ai colleghi. La partita di domani chiude la giornata, questo turno di Lega Pro sarà in serale alle 8:30, campo in sintetico, credo anche di dimensioni un po' inferiori rispetto alla media. Che tipo di partita le si aspetta e che idea si è fatta di questa Turris che nella prima parte di campionato aveva cominciato benissimo, se non ricordo male, per alcune settimane era stata anche al quarto posto.
Poi man mano, insomma, ha perso terreno, ha avuto un calo, probabilmente accentuato anche dalla partenza di Pandolfi al Brescia a gennaio, che è stato l'attaccante che più si è messo in mostra nella loro formazione. Sì, diciamo che inizialmente loro hanno dimostrato di essere una squadra forte, poi hanno avuto un calo come l'abbiamo avuto noi, quindi sarà una partita da affrontare con la giusta determinazione, perché loro vorranno sicuramente vincerla per mettersi in una posizione classifica un po' più tranquilla e noi abbiamo la possibilità di chiudere, diciamo, il discorso salvezza al 99%, perché se dovessimo fare risultato, credo che la salvezza sia quasi è lì ad un passo. Quindi noi la dobbiamo affrontare nel migliore dei modi, ma sappiamo che affrontiamo una squadra che anche se ha delle difficoltà, ha giocatori bravi, ha giocatori che possono determinare una partita, in effetti l'hanno dimostrato non l'ultima, ma la penultima, quando hanno giocato in casa con la Casertana, e hanno vinto 2-1. Quindi dipende da noi, dipende da come lo affronteremo, sapendo che comunque è una squadra buona, che sì, ha perso Pandolfi, che è un giocatore veramente forte, ma secondo me loro fanno il gruppo la loro arma migliore. Raffaele? Sì, ci sono altri colleghi dopo di me o posso fare altre Sì. domande? Vabbè, magari alla fine se c'è possibilità ne faccio un'altra, se è possibile. Grazie. Perfetto. Allora, Michele Gramazio, Foggia Città Aperta, prego Michele. Buongiorno mister, mi Buongiorno. collego un po' ad alcuni aspetti detti prima. Una sul discorso motivazionale. Potrebbe essere positivo per la squadra, come ha detto lei, immaginare che ormai l'obiettivo salvezza è vicino, non avere nessuno stress di pensare ai playoff e quindi giocare nuovamente con sicurezza, perché magari essersi trovati in una posizione di alta classifica in alcuni momenti del campionato può aver creato pressione. E sempre sotto questo aspetto, proprio perché il finale di campionato non dovrebbe riservare sorprese negative per il Foggia, visto l'obiettivo così vicino, è possibile pensare anche a un discorso di vero cambio modulo, anche con una difesa a 4? Ricordo che a inizio campionato aveva ipotizzato un passaggio anche a 4, diciamo, ritornando un po' a moduli più conosciuti da lei. Grazie. Allora, per quanto riguarda il cambio del sistema di gioco, credo che se dovesse arrivare la salvezza, sarebbe un peccato non puntare poi a qualcosa di più, dal momento che comunque bisogna fare i complimenti ai ragazzi che per tre quarti di campionato sono riusciti a rimanere nelle zone alte. Quindi credo che in questo momento il Foggia debba continuare nelle proprie certezze. Poi è normale che lo devo valutare di partita in partita. E poi, come ho sempre detto, la formazione la fa il campo, chi si allena meglio gioca. Quindi siamo vicini, ma io ho sempre detto, fin quando non c'è la matematica, mi devo concentrare su quello perché è il primo obiettivo. Poi faremo i conti il 25 aprile dove saremo arrivati. Però, secondo me, se questa squadra se dovesse arrivare a una salvezza matematica, secondo me si toglierà anche tutte quelle paure, tutte quelle pressioni che purtroppo in questo momento ci sono state. E che non ci hanno fatto rendere magari nel migliore dei modi, però bisogna anche renderci conto che siamo a Foggia, non siamo in una squadra qualunque, siamo una squadra blasonata, quindi chi gioca per il Foggia deve comunque sempre dimostrare allenamento dopo allenamento, perché poi se vuole giocare la domenica si deve guadagnare il posto. Grazie Michele. Francesco Bacchieri, Medico Channel, una domanda, Francesco, grazie. Una domanda veloce, intanto un saluto a tutti i colleghi e a Marchionni. Allora, Marchionni, dalle mie parti si dice cuor contento, cielo aiuta. Ecco, intanto credo che il Foggia debba convincersi che la salvezza se l'è messa alle spalle e che debba tornare a giocare con entusiasmo, quello che sembra sia stato perso. Ma la domanda che faccio è questa: si è parlato molto nei giorni dopo la sosta natalizia di un ipotetico richiamo di preparazione. Ecco, mi domando, ma magari non sarà che adesso il Foggia abbia pagato questo richiamo e che farà una primavera
alla grande da un punto di vista atletico? Cioè, ci si potrà aspettare un ritorno di vigore agonistico e atletico che abbiamo visto nell'ultima parte del girone di andata? Allora, intanto me lo auguro, perché ormai non bisogna piangere sull'atto versato, nel senso che ormai insomma, quello che è successo lo sappiamo tutti, abbiamo avuto un momento di difficoltà, quindi adesso me lo auguro. Non me lo aspettavo questo calo, perché comunque sì, abbiamo fatto un richiamo, ma non è che abbiamo lavorato più di tanto, perché volevo mettere nelle condizioni tali i ragazzi di esprimersi come si stavano esprimendo fino a dicembre. Per quanto riguarda, diciamo, l'entusiasmo, sono i risultati. È pur vero che abbiamo incontrato squadre forti, come all'andata che ci abbiamo perso, quindi è un peccato. Però è pur vero che quando la squadra gioca con quelle squadre di pari livello, o diciamo sì, di pari livello, la prestazione la fa sempre. Perché io ricordo Potenza, che comunque che è sotto il Foggia, la squadra ha dimostrato che se la poteva giocare. L'ha fatto sia con la Vibonese, che come ho detto prima è mancato soltanto i gol, però sotto la mole delle situazioni, dello sviluppo di gioco, secondo me la squadra c'è stata. Non abbiamo avuto un tiro in porta dalla Vibonese, quindi per me sono segnali importanti, perché vuol dire che la squadra, quando gioca con quelle squadre, diciamo, di media classifica, riesce a dare di più, perché non ha il timore di dover affrontare giocatori forti. Poi è normale che adesso, se si può ballare, balleremo, quindi dipenderà poi da noi. Se riusciamo a fare un colpaccio che ci dà questa benedetta matematica sulla salvezza, secondo me i ragazzi si toglieranno anche il timore che hanno, e magari li rivedremo spensierati, e riusciremo a vedere quel qualcosa in più che serve poi in una piazza come Foggia. Grazie mister, e complimenti per la Miss Azzurra, che le dà un'aria molto più ottimista. Carmine Troisi, Telefoggia, prego Carmine. Sì, buongiorno mister, buongiorno a tutti. Io mi sono aggiunto in ritardo a questa conferenza stampa, quindi non vorrei che la domanda fosse già stata posta da qualche collega, se è così chiedo scusa. Volevo chiedere al mister se ha avuto modo in questi giorni, in queste ore, di interloquire con il nuovo presidente, e se nell'eventualità avete anche cominciato a dialogare per il futuro. Allora, intanto l'ho da poco conosciuto il presidente, e in questo momento io mi dedico soltanto al campo. Io non voglio distrazioni, perché devo raggiungere intanto il primo obiettivo, e a me io non voglio parole, io voglio fatti. Quindi dipenderà da me dimostrare che tutto quello che si è riuscito a fare lo vogliamo poi provare a portarlo anche nel proseguo, no? Però dipenderà tutto da quello che succederà. Io l'ho salutata, mi ha fatto piacere conoscerla, però come era con il presidente Felleca, io mi sono dedicato sempre al campo, perché poi io le parole non le amo, ma io amo i fatti. Grazie Carmine. Raffaele Fiorella della Gazzetta del Mezzogiorno, sì, chiede un'altra domanda. Sì, con la tua chiudiamo poi, va bene? Grazie a tutti. Mister, volevo chiederle, abbiamo letto il bollettino medico che riguarda Rocca, ma mi è sembrato di capire che per domani non è a disposizione, oppure no? Ci può dare delucidazioni al riguardo? E poi volevo chiederle in merito anche alle scelte fatte in relazione alla gara con la Vibonese, cioè l'esclusione iniziale di Salvi, di Vitale, di Dienno, sono esclusioni maturate per ragioni legate al momento di forma dei calciatori, a questo ciclo di partite così ravvicinate? E com'è la forma adesso un po' di tutta la squadra? Ci dobbiamo attendere altre scelte di questo tipo, o più o meno tutti stanno raggiungendo un livello di forma omogeneo? No, le scelte sono dettate dal campo, quindi se non hanno giocato è perché i suoi compagni hanno dimostrato di meritarselo più di loro, quindi non c'è una scelta ben precisa. Quando un ragazzo mi dimostra, io lo faccio giocare senza problemi, e poi la prestazione c'è stata, quindi le scelte, diciamo,
non dico che sono state perfette perché ci voleva il gol, però la squadra quando gioca in quel modo io sono contento, quindi sono contento che i ragazzi si sono ritrovati e hanno fatto un tipo di prestazione comunque importante, anche se poi, ripeto, il gol è la parte diciamo fondamentale, che poi se non viene poi riduce anche la prestazione del singolo. Per quanto riguarda le condizioni di Michele, era inutile rischiare, quindi è giusto che adesso stacca un po', si ricarica, inizio settimana valuteremo le sue condizioni e poi decideremo il lavoro da fare e quando rientrerà. Mister, chiudo giusto con un flash. Giustamente ha sottolineato l'obiettivo salvezza da raggiungere ancora matematicamente, ma quanta voglia c'è in lei, anche nei calciatori, poi di raggiungere anche di compiere anche il secondo step, cioè di qualificarsi per i playoff, visto che siete in quella griglia da diverso tempo, eravate arrivati fino al quarto posto, adesso siete ottavi, è diminuito un po' il vantaggio sull'undicesima, quanta voglia c'è comunque di difendere quella posizione? Grazie. La voglia è tanta, ma dipende sempre da noi, perché sì, le altre stanno facendo un percorso importante, si sono rinforzate, però non devono essere alibi, dipende da noi, da quello che riusciremo a fare, quindi ci siamo riusciti prima e come ho detto prima adesso incontreremo anche squadre dove possiamo giocarcela tranquillamente e se dipende da noi ce le affronteremo e vedremo cosa riusciremo a fare.